Ciao ragazzi, sono Blast e benvenuti su un nuovo video di reclutamento nel 2022. Crimson Fiamma, questo vi farò vedere come reclutare tutte le forme di Xavier Schiller, ovvero la forma bambina, poi la forma aliena, Xin e Xavier adulto. Per la forma bambina cominciamo subito, dirigiamoci all'amico Carr dal parco del passato. Una volta arrivati al parco, l'unica amica cosa presente sarà sopra questi assi di legno qua vicino al razzo. E in ultima facciata ecco qua Xavier Foster. Mi sono venuto in mente che in realtà da bambino il suo cognome è Foster, mentre quando diventa grande adulto è Schiller. Purtroppo io non mi ricordo dall'anime se perché si è sposato con la signorina Schiller o perché l'ha adottato come figlio. Purtroppo io non ricordo questa cosa, credo più la seconda, ditemi nei commenti, è solo una curiosità a livello tecnico. Comunque ecco qua Xavier Foster, la versione bambina di Xavier, attaccante, che richiede quattro requisiti: album fotografico, una foto, un record e incontrarlo. Per l'album dirigiamoci al campo di allenamento, sempre del passato. Molto semplice, l'unica sfida che troviamo al campo sarà questa qua, Amici per sempre, dove saranno presenti un sacco di giocatori molto a voi conosciuti se avete giocato i primi giochi in Azuma Eleven, insomma gente come Peabody, Miles, eccetera. Comunque sarà questa la squadra, Amici per sempre, una squadra molto semplice da battere, che vi darà, se avete fortuna una volta aver battuto la sfida, l'oggetto album fotografico. Secondo requisito, una foto, ologramma di una palla, dirigiamoci alla metropoli del XX secolo. Dirigiamoci nella zona del museo, dovremo entrarci e dovrete fare la foto qui da questo bagliore azzurro che vi scatterà appunto la foto, ologramma di una palla. Terzo requisito, un record molto particolare e secondo me uno dei più difficili, ovvero fotografo professionista. In quanto, come da titolo, dovrete scattare ben 100 foto, che sarebbero tutte le foto del gioco. Ragazzi, purtroppo io non ho ancora mai creato o mai fatto avere nel canale un video su dove scattare tutte le foto del gioco. Vi lascio, come al solito, il video di quel ragazzo spagnolo o portoghese, ancora non lo so, che vi farà vedere precisamente dove scattare tutte le foto in diretta del gioco. Quindi seguite questo video, ci impiegherete circa un'oretta, se volete magari spargere in diversi pomeriggi, comunque poco tempo. Quindi una volta che avete scattato le 100 foto, passiamo al prossimo obiettivo, che chiederà semplicemente di incontrarlo. Dirigiamoci alla periferia del passato. Per arrivarci andiamo direttamente al centro. Perché per chi non lo sapesse, andando al centro, in basso, sarà presente la famosa periferia. Vi ricordo sempre che siamo nell'epoca del passato, da non dimenticare, e sarà proprio qui presente, così, Xavier, che vi chiederà appunto di essere reclutato. Ragazzi, vi ricordo che per incontrarlo dovete prima comprare la sua amico card, in modo da far capire al gioco che voi state reclutando Xavier, e poi una volta che avete fatto in sequenza i tre requisiti potete finalmente incontrarlo in questo preciso punto. Bene ragazzi, siamo d'accordo che Xavier è il bambino, se volete potete mettervi a reclutare anche le altre due forme, quindi Xin alieno, che secondo me è il più fiero come estetica. Dirigiamoci come amico card al viale di Sandeldor, a centro città del XX secolo, e una volta arrivati dirigiamoci a sinistra nell'unica amico card presente nella mappa, ovvero i Segnatori Galattici. Chiederà a Xavier bambino, appunto, che gli ha fatto vedere come reclutare, e un record, squadra esperta. Record molto semplice, basterà vincere 100 partite. Io presumo che in tutta la storia ne farete circa una ventina, poi facendo tutte le amichevole arrivate a 100. I problemi principali sono poi magari fare questi record che io ho già sbloccato, ovvero squadra superiore o squadra superlativa. Qua non voglio sapere cosa c'è, non vorrei che ci sarebbe da fare 1000 addirittura. Però io credo che 100 sono abbastanza fattibili. Penso che io ho fatto in 140 ore di gioco già più di 500 partite, quindi penso che in 60 ore di gioco potete arrivare in fretta a 100. Comunque è anche divertente allenarsi tramite le amichevoli per portare avanti di livello, quindi una volta che fatto 100 partite potete finalmente reclutare anche Xin nella forma aliena di Xavier. Bene ragazzi, una volta reclutato Xavier bambino e Xin nella versione aliena, potete finalmente reclutare anche Xavier adulto. Ve lo dico perché ora capirete il perché, in quanto per reclutare quello adulto serviranno anche le due versioni che potete già reclutare. Per la sua amico card, ragazzi, dirigiamoci alla torre del presente. Vi saranno due amico card, ovviamente andiamo in quella in basso, che si chiamerà Inazuma Revival, ove sono presenti tutti gli adulti del gioco che hanno fatto parte della vecchia Inazuma Eleven, e nell'ultima faccia sarà presente anche Xavier Schiller. Come vedete, quindi il cognome è cambiato, purtroppo io questa cosa ancora non l'ho capita. Comunque, ragazzi, chiederà quattro requisiti, come vedete anche Xavier e Xin. Il primo oggetto è Trofeo Magnifico, dovete battere la Inazuma Legend Japan, una delle amichevole, a mio parere una delle più difficili, ma anche delle più belle. Dirigiamoci al campo di allenamento all'Inazuma del presente. Dovremo dirigerci nell'edificio principale, entrarvi quindi, e salire di qua fino al terzo piano. E quando finirete il gioco si sbloccheranno le amichevoli Verità del Preside Firewell. Ove la terza squadra del ramo di sinistra, da appunto di questi amichevoli, sarà l'Inazuma Legend Japan. E come vedete dropperà l'oggetto Trofeo Magnifico. Come ho detto prima ragazzi, ci vorrà un po' per droppare questo oggetto, a detta di tutti, secondo me è uno dei più complicati, e anche a mio parere uno dei più complicati. Però ragazzi, è una delle squadre che secondo me è una delle più divertenti, anche perché loro sono abbastanza forti, e quindi ci metterete un po'.
una volta che avete droppato il suo magnifico, andiamo avanti. Come vedete, Xavier e Xine, come ho detto prima, vengono richiesti per quello adulto. L'ultimo record di questo video è tiratore preciso, uno dei record più semplici. Eccolo qua, tiratore preciso, basterà fare un totale di 100 gol o più, insomma, uno dei record più semplici, come ho detto prima, perché basti pensare che io ne ho fatti solamente 1000 fra i tre giocatori, fra questi tre, poi ce ne sono tanti altri che ne hanno fatti di gol. Quindi, ragazzi, penso che tutti voi abbiate fatto questo record, e una volta che avete fatto pure questo record, finalmente potete reclutare Xavier adulto. Ed eccoli qui, ragazzi, i tre attaccanti che ho fatto reclutare. Non capisco per quale motivo, quando diventa adulto, i capelli si scuriscono. Sarà forse la vecchiaia, non lo so. Sono tutti e tre attaccanti. Il più fiero esteticamente, ovviamente, è Xin. Il più forte, ne deduco così a primo impatto, e comunque, dato che è adulto, appunto, Xavier Schiller. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Ovviamente, ringrazierò chi ne avrà lo sbatti di dirmi le mosse che imparerà, e ovviamente una loro valutazione se ha senso allenarli. Ragazzi, siamo arrivati al momento dei saluti, come al solito. Saluto Super G e Super Lego. E ringrazio, oltre che salutare, anche Andrea Ballarin, The Doctor e Gemma HD. Questi ultimi tre ragazzi mi hanno richiesto di fare esplicitamente nei commenti o per messaggio privato un video sulle tre forme di Xavier, bambino, alieno e adulto. E quindi li ho accontentati. Ragazzi, siamo arrivati a più di 2200 iscritti. Un traguardo che non avrei mai detto, che basta pensare che fino a 5 mesi fa, quando feci il primo video di reclutamenti per Alfa, eravamo appena a 1400, quindi abbiamo preso un botto allucinante, quasi 1000 iscritti in soli 5 mesi. Tutto ciò vuol dire che anche grazie a voi, alle vostre views, al vostro supporto, ai vostri like, tutto ciò mi ha aiutato nel crescere. Quindi io vi ringrazio. Prima o poi farò un video ringraziamento, magari un video più particolare, non solo reclutamenti, un video più particolare come ad esempio trovare i temi, tutte le foto, tutti i temi, tutte le foto di questo gioco. Quindi ragazzi, non preoccupatevi. Continuate a supportarmi perché, insomma, voi siete la mia forza. Alla fine il canale è dato non solo da chi fa il video, ma anche da chi lo segue. Se io penso che ho tutte queste persone al mio fianco, è davvero un'enormità. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Dunque, lasciate un like, un commento come al solito. Ditemi nei commenti quali giocatori volete vedere nel prossimo video. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!